5. È il tuo, il 4. Fino. Zaccaria Antonio, si prepari. Bravo Gian! Continua ad imperversare il maltempo in provincia di Ragusa, specie nell'altopiano, dove neve e ghiaccio l'hanno fatta da padrone. Numerosi gli automobilisti rimasti in panne per essersi avventurati sulle strade innevate e molti gli incidenti stradali, per fortuna non gravi, sulle strade provinciali. La temperatura è scesa sotto lo zero per diverso tempo ed in nottata una copiosa nevicata ha imbiancato tutto con uno strato persistente. I più anziani non ricordano che a memoria d'uomo ci sia stata tanta neve. Polizia stradale e vigili del fuoco consigliano di non mettersi in viaggio e di non usare l'auto nemmeno in città, dove gli ingorghi sono stati causati da tamponamenti a catena. Strade intasate anche per auto in panne. Sul ponte Costanzo un tamponamento ha coinvolto 3 vetture e 2 autocarri. Nell'incidente, che poteva avere conseguenze gravi, sono rimaste ferite 3 persone. L'intervento più difficoltoso per i pompieri sulla statale 514 Ragusa-Catania, nei pressi del ristorante La Loggia. Un autobus della ditta Gianporcaro è rimasto in bilico in una scarpata. I vigili del fuoco hanno provveduto a rimetterlo sulla carreggiata. Fortunatamente l'incidente non ha causato feriti. Tutti incidenti che si sono verificati per il fondo stradale ghiacciato. Io simpatizzo per Forza Italia, però non contenito per la politica europea. Voi che facevo parte dell'amministrazione comunale di Ragusa, e aprendo Giorgio Ghezzi e Giorgio Maschi è andato via. Anche alla luce dei risultati che ci sono stati, noi abbiamo cercato di dare il nostro contributo. Anche la città di Ragusa fu un piano, è stato improntato ormai da oltre 10 anni, ma si continua. Vi ringrazio e volesse, diciamo, un po' attenzionata a come in un partito ci devono essere delle cose evidenti: l'accessibilità, hanno di accedere alla struttura del partito e che quindi ai funzionatori si deve intendere quindi la possibilità di accedere al partito, alle sue strutture, ma anche alle persone che lo rappresentano, ovviamente per chiedere informazioni sulle iniziative politiche o esporre il proprio punto di vista.
In questo caso si parlerà di accessibilità esterna, attraverso la reperibilità di funzionari e dirigenti, ma anche attraverso un sistema di tesseramento efficiente, la rappresentatività, la capacità che il partito ha di rappresentare la società. Il partito dovrebbe essere, dovrebbe nelle sue cariche direttive e tra i propri iscritti possa rivolgersi essenzialmente a fasce partite verso i propri iscritti, nel caso di persone elette a capo di la proclamazione dello stato di calamità. Ovviamente noi ci riferiamo al settore dell'agricoltura, quindi c'è un approfondimento da fare fra Ministero delle Politiche Agricole e Ministero dell'Interno affinché vengano sospesi tutti i pagamenti, tributi, dichiarazione dei redditi, e problemi aperti con le banche, fette agrarie e così via, in modo da consentire intanto alle imprese di avere, come dire, un po' di sollievo. Ci devono essere costretti a dover pagare nel momento in cui i danni non consentono alcuna entrata nei bilanci dei nostri produttori agricoli. Un vecchio locomotore diesel, quasi d'antiquariato, trascinando stancamente due vagoni, entra nella stazione dominata dall'alto ponte che proietta la sua ombra sulla fiancata di roccia calcarea della montagna. Qui, nella stazione di Modica, si vive aria di altri tempi. Un ultimo sguardo al paesaggio e poi il nostro viaggio sul treno degli Iblei ha inizio. Non appena partito, il treno si ingrotta in una galleria che uscirà già fuori città e si potranno ammirare i profondi canyon che solcano l'altopiano Ibleo. Siamo nella vallata del fiume Erminio. Passato il ponte di ferro che scavalca l'Erminio, il treno attraversa una folta boscaglia ricca di platani orientali, pioppi e agrumeti. Passata Ragusa Ibla, il vecchio locomotore comincia ad arrampicarsi per l'ultimo tratto che ci condurrà a Ragusa, dopo aver superato un dislivello di circa 200 metri. Da qui inizia un vero e proprio spettacolo paesaggistico. Dopo una galleria, il treno si immette nella cave Ceramiri, un profondo canyon dove decine di mulini, ormai diroccati, popolano il fondo valle, regno incontaminato dell'Equiseto e del Capelvenere. Un'altra galleria ci fa piombare nel buio, ma per poco, in quanto proprio all'uscita del tunnel un alto ponte scavalca la cava di Scassale. Da sopra il ponte il paesaggio è mozzafiato. Sulla sinistra si può ammirare Ragusa Ibla, che arroccata sulla collina offre uno scorcio paesaggistico davvero unico. Si vorrebbe stare lì ad ammirare, ad entrare nei particolari, ma un'altra galleria ci nasconde la vista. Siamo proprio sotto il centro storico di Ragusa. Pochi minuti di buio e un altro spettacolo si apre ai nostri occhi. Ammiriamo Ragusa dal basso. I tre ponti che scavalcano la vallata di Santa Domenica si stagliano allineati. Pochi secondi, un'altra galleria. Questa volta il buio sembra non finire mai. Il tunnel è lunghissimo. Quando il treno esce dalle tenebre, un momento di disorientamento colpisce il viaggiatore. Quello che prima avevamo visto dal basso, Ibla, i tre ponti, la vallata di Santa Domenica, ora la ammiriamo dall'alto. Sembra quasi impossibile. La galleria sembra avere stravolto la realtà. Un miraggio? No, i prodigi dell'ingegneria. La galleria, infatti, forse unica al mondo, è elicoidale, permette al treno di ritornare in superficie quasi nello stesso punto in cui si è ingrottato, ma alcune decine di metri più in alto. Il rallentamento del treno, che tra l'altro non ha mai raggiunto velocità superiori ai 50 km orari, ci avvisa del prossimo arrivo alla stazione di Ragusa.